Il nano salterà. C'era in un regno, molto tempo fa, un mugnaio che aveva una bellissima figlia, che tra le sue molte qualità, possedeva l'esperienza di saper girare e cucire magnificamente. Sia i vestiti del mugnaio che di sua figlia erano sempre perfettamente realizzati. I loro vicini di casa e persino alcuni abitanti del villaggio indossavano i loro vestiti per la figlia del mugnaio per riparare con la sua esperienza. A quei tempi i vestiti erano fatti a mano e le persone avevano pochissimi vestiti, quindi riparavano, cucivano e si sdraiavano più e più volte, punto. Un giorno il re di quelle terre vide uno dei suoi servi in un vestito così attento e ben fatto che era ancora meglio cucito dei vestiti del suo re. Dopo aver appreso come ciò fosse possibile e sapendo che era stata la figlia del mugnaio a fare quelle meraviglie, decise di andare a trovarla essendo distratta come se camminasse attraverso le sue terre. Va detto che questo re era molto vanitoso, e gli piaceva avere molti mantelli e camicie, reggiseni e giacche. Era anche molto avido, che sono le persone che vogliono sempre avere sempre di più. In effetti il re lasciò il suo castello e andò con la sua scorta per le strade del villaggio. Gli abitanti del villaggio, anche se indossavano abiti molto meno eleganti dei suoi, erano vestiti meglio di lui. Ferito nella sua vanità, andò a casa del mugnaio e cominciò a chiacchierare. «Ciao buon uomo», ti ha detto. Il mugnaio era sbalordito, il re in casa sua. «No», ha continuato il re parlando, «deve essere stata una buona raccolta come vedo che indossi vestiti nuovi». «Oh, la vedi di nuovo così perché mia figlia ha le mani di seta che tutto ciò che tocca lo trasforma in oro, cuce che lei è una cugina, ripari che non te ne accorge, torce quelli rotti e sembrano nuovi, andiamo è così bravo nel suo lavoro che se gli dai paglia lo trasformerebbe in un filo d'oro e farebbe miracoli con il suo ago». Il re, che era molto avido e anche se aveva molto voluto avere di più, vedendo la risposta del mugnaio gli disse: «Se è così, porterò tua figlia al mio castello e farò l'insposa per i miei vestiti d'oro con la cannuccia della scuderia». «Mio signore», ha detto il mugnaio dispiaciuto, «cioè quando ho detto che tutto lo trasforma in oro volevo dire che è molto truccato e cuce magnificamente. Hai mentito al tuo re?» chiesto con rabbia. «No, no, mio signore, ma forse sono stato presuntuoso. Tua figlia verrà al palazzo e li cucirà con costumi di paglia per il suo re. Qualunque bugia tu abbia detto che trasforma tutto in oro, rinchiuderò te e tua figlia nella cella più buia del mio palazzo». Il triste e dispiaciuto mugnaio guardò mentre i soldati portavano sua figlia al castello. Una volta arrivati al castello, il re mise la figlia del mugnaio in una stanza con una ruota e molta paglia. Le ruote sono gadget dove i fili venivano fatti ai vecchi tempi. «Al mattino vengo a prendere quello che hai fatto», ha detto il re chiudendo la porta.
La ragazza era molto triste perché anche se sapeva come poteva fare il filo con la cannuccia della stalla, che ne sarebbe stato di lei? Pensando che questo ha cominciato a piangere con il cuore spezzato. Improvvisamente dagli avanzi apparve un ometto che saltò attraverso il mucchio di paglia. Cos'hai che non va? Ha chiesto, sei così triste e weepy. Il re mi ha rinchiuso in questa stanza e finge che con quella cannuccia disocisse fili d'oro con la ruota. E tu non sai come farlo? L'uomo gli chiese. Certo che no, le disse, chi può tessere fili d'oro con paglia? Lo so, ha detto il piccolo, ma, se lo faccio per te, cosa puoi darmi in cambio? Fu sorpresa che quest'uomo potesse fare una tale meraviglia con la paglia e toccarsi il collo gli offrì una collana che aveva. Il piccolo uomo che prendeva la collana stava con la paglia e la ruota e Rideris-Ras stava facendo fili d'oro. Quando aveva finito di trasformare la paglia in filo d'oro svanito come era apparso. La mattina dopo, quando il re entrò nella stanza fu stordito, non c'era paglia, ma una matasa di filo d'oro accanto alla ruota. L'hai fatto, ha detto il re. Era tranquilla. Il re la guardò e per la prima volta vide una bella donna e dentro di lui qualcosa si svegliò. Abbiamo detto che il re era molto avido e ha sempre voluto avere sempre di più. Quella notte rinchiò di nuovo la ragazza, ma questa volta con più paglia del giorno prima. Quando chiuse la porta il re era triste perché nel suo cuore pensava che non fosse corretto quello che stava facendo con la ragazza. Cosa gli stava succedendo? Quella notte la ragazza cominciò di nuovo a piangere pensando a quanto freddo e buio doveva essere la cella del castello dove il re voleva rinchiuderla. Dopo un po' l'ometto apparve di nuovo saltando attraverso la paglia. Il re ti ha rinchiuso di nuovo? Ha chiesto. Sì, cosa farò? Ella rispose. Se lavoro di nuovo per te, cosa mi darai in cambio? Si toccò il collo. Ma la collana glielo aveva già dato, poi guardando le sue mani vide un anello su una delle dita e glielo offrì come pagamento per il suo lavoro. Il piccolo ha preso l'anello ed è tornato con la cannuccia e la ruota e ride che Rideris-Ras stava facendo fili d'oro, quando ha finito il suo lavoro è svanito senza dire addio. Quando la mattina dopo il re apparve nella stanza, ancora una volta rimase sbalordito, ci fu una matassa di filo d'oro sul lato della ruota, ma questa volta sorrise alla ragazza e il suo gesto divenne morbido, ma per passare quell'avidità poteva anche più dell'amore che stava iniziando ad avere per il suo prigioniero e gli disse. Stasera tesserete per me più oro e dopo aver detto che chiudeva la porta, ma la tristezza le invase il cuore e pensò che la ragazza non meritasse quello che le stava facendo. Quella notte la figlia del mugnaio perquisì e perquisì i suoi vestiti per vedere se aveva qualcosa da offrire al piccolo quando apparve saltando attraverso la paglia, ma non trovò nulla. Le aveva già
dato tutti gli oggetti di valore che possedeva, così cominciò a piangere pensando che ora sì, il re l'avrebbe rinchiudeta nella cella. Quando l'ometto si presentò, aveva il cuore spezzato. «Perché stai piangendo questa volta?» gli ha chiesto. «È solo che non ho più niente da offrirti», ha risposto, «anche se stasera fai brillare la cannuccia per trasformarla in un filo d'oro non sarò in grado di offrirti nulla e questa volta mi vedo nella cella del castello». L'odiotto la guardò e fece un gesto nel pensare a tutto ciò che stava succedendo. «Ho qualcosa da proporti», ha detto, «stasera farò un filo d'oro con la cannuccia nella stanza e in cambio ti chiedo solo di darmi il tuo primo figlio quando sarò nato». Si è spaventata, ha dato suo figlio. «Come hai potuto dare tuo figlio?» Ragionato per un po' e disse: «Quanto tempo mi ci vuole per sposarmi? Non ho nemmeno un corteggiatore e penso che sarebbe da molto tempo e forse per quelli il piccolo avrebbe dimenticato l'affare». «Accetto», ha risposto. La mattina dopo il re si presentò di nuovo nella stanza, ma questa volta portò un vassoio di latte caldo e panini per la ragazza per fare colazione. Sorrideva e anche se il filo d'oro era al posto della paglia accanto alla ruota non lo guardò più ma iniziò a parlare con la figlia del mugnaio. Le chiese di vivere con lui nel castello e la installò in una bellissima stanza con vista sul giardino del palazzo. Non le chiese più di fare fili d'oro con la paglia. Nel corso del tempo si innamorò e si sposarono. Presto la ragazza rimase incinta. Questo è quello che si dice quando un bambino viene aspettato, e quando stava per partorire, si ricordò della promessa che aveva fatto al piccolo uomo. «È da molto tempo», pensò, «non credo che ricordi l'accordo che abbiamo fatto in quella stanza». Con sua sorpresa quella stessa notte l'ometto gli apparve. «Non piangi più», ha detto, «vedo che hai sposato il re, e lui non ti ha fatto tessere più filo d'oro con la paglia. Ti ricordi l'accordo che abbiamo fatto?» L'ha guardato spaventato e Wipi, «sì, mi ricordo, ma, guarda, ora ho più gioielli da darti, ho anelli e collane. Ho anche una corona che ti piacerà sicuramente, ma per favore non portare via mio figlio, so che te l'ho promesso, ma...» e cominciò a piangere con il cuore spezzato. L'ometto l'ha guardata e le ha detto: «Va bene, faremo un accordo, tornerò tra una settimana. E l'unica cosa che cambierà idea è che quando torno mi chiamerai con il mio nome». Detto questo, è scomparso. La ragazza continuava a pensare: come si chiamava? Pedro? Antonio? Lucas? No, non potrebbe essere un nome comune. Ma non gli avrei proposto quell'accordo. Molto preoccupata inviò un entourage del palazzo per attraversare ogni angolo del regno chiedendo i nomi di tutti gli abitanti di prendere nota e a sua volta chiedere del famoso ometto che le aveva fatto quella proposta pensando che forse qualcuno avrebbe sentito parlare dell'uomo che ha trasformato la paglia in oro.
Uno per uno restituirono l'entourage al palazzo e portarono liste con i nomi di tutti gli abitanti del villaggio. Camiseto. Forchetta. Ascolta. Cancleto. Pantalona, ma di saltare piccoli uomini niente. Ringiranga. Culito cocosio. Filiburcio, ma di signori che hanno filato nulla di paglia. Pimpiripampa. Lusifornia, ma di convertitori d'oro niente. Era molto sconvolta, cosa poteva fare se il piccolo tornasse e non conoscesse il suo vero nome. Prenderei davvero tuo figlio. Alla fine della giornata l'ultima delle pagine che aveva inviato in tutto il regno con la sua lista di nomi restituita, la prese e iniziò a leggerla. Lavatrice. Fitolitico. Coricina, mentre faceva la pagina, gli disse che quando era di nuovo verso il palazzo si sedette vicino al fiume che corre vicino al villaggio e in lontananza sentì un rumore e si avvicinò, vide un ometto saltare giù per l'erba cantando e dicendo: non sapranno mai il mio nome, perché è strano. È anche incostituibile Rumpelstiltskin. Aprì gli occhi come piatti, che era il nome del piccolo uomo. Di notte stava aspettando di sedersi nella sua stanza e presto si presentò il piccolo uomo. Beh, ha detto, sai come mi chiamo alla fine? Ha detto, il tuo nome è Colofonium. No, 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 ha detto l'ometto. Ti chiami Lamparadio? No, 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 no. Ti chiami Pimpiripompo? No, 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 no. Ti chiami Rumpelstiltskin? Il piccolo uomo era stupido di sorpresa, conosceva il suo nome, aprì gli occhi con stupore e scomparve. Non è mai stato sentito da lui di nuovo. Diede alla luce un bellissimo principe e lo chiamò in suo nome. Bene, considerando i nomi che avevano in quel regno, quale pensi fosse il nome che ha dato a suo figlio? Se regalilla, gli abbagliò la pata.